Classe, siete pronti per un'altra lezione? Quest'oggi vi mostro come formare un gomitolo. Ed ora vediamo come si fa la matassa. Un consiglio? Se avete un gatto in casa, non avvolgete mai il vostro gomitolo con lui intorno. Ed ora vi propongo un'idea riciclo. Prendete il vostro nastro adesivo, quelli, ad esempio questi sono quelli nastri adesivi di carta, e l'anello in cartoncino che vi rimane una volta terminato, tenetelo e usatelo per avvolgerci intorno un filo. Prima di cominciare ad avvolgere il filo, tagliate il cerchio in questo modo, come vi mostro in video. Vi verrà più facile poi avvolgere su questo anello il cordino, in questo caso che ho utilizzato io, che era un avanzo di una borsa che avevo fatto con il cordino tie. Il risultato è davvero interessante perché potrebbe anche diventare un bel braccialetto. Quindi, oltre a mettere in ordine il vostro cordino, potrebbe anche diventare un accessorio. Ora facciamo un piccolo taglio su una delle estremità del nostro cartoncino in modo tale da poter bloccare il filo di fine. Nel mio blog per leggere la lezione completa e stampa la scheda didattica sul punto base di oggi. Ciao Gufetto, ci vediamo alla prossima lezione!